Galimberto al primo turno ha, insomma, ha superato il sindaco uscente di 12-13 punti. Cosa ne pensa di questo risultato, anche in vista del ballottaggio di domenica, e come si fa secondo lei a portare al voto domenica più persone di quelle che sono andate al primo turno, visto che qui a Cremona c'è stato un 30% di astensione, che è leggermente superiore alla media nazionale? Tanto buonasera a tutti e mi scuso per il ritardo, ma purtroppo arrivo dalla Liguria e abbiamo avuto qualche problema durante il viaggio. Beh, intanto diciamo che il risultato di domenica scorsa è un buon risultato, è incoraggiante, quindi sappiamo che partiamo da un vantaggio che è sempre meglio che partire sotto, no? Come direbbe, mi sembra un'ovvietà, però mi sembra anche giusto premiare il lavoro di chi insieme a te nei mesi precedenti ti ha sostenuto, ha fatto la campagna elettorale con te, quindi sia i consiglieri comunali che sono stati eletti, sia anche chi si è candidato e per questa volta non ce l'ha fatta, ma che ha dato una mano e sono sicura abbia continuato a dare una mano anche in questi giorni. Intanto è importante che domenica prossima tornino a votare tutti quelli che hanno sostenuto Gianluca domenica scorsa, perché purtroppo sappiamo che al ballottaggio c'è un po' un calo della partecipazione, quindi dobbiamo sicuramente mobilitare tutti, perché è fondamentale tornare a votare, perché domenica mattina, purtroppo, nonostante il vantaggio che fa ben sperare, siamo tutti fiduciosi, le urne sono vuote alle 7, si riparte da 0-0, quindi dobbiamo riconvincere tutti quelli che già ti hanno sostenuto a tornare a votare e, perché no, convincerne qualcuno in più, ovviamente. È un lavoro porta a porta, bisogna scaricare la rubrica del telefono e fare il passaparola, ma non vi insegno niente, perché se avete ottenuto questo risultato è perché evidentemente avete lavorato bene durante la campagna elettorale, quindi basta proseguire sulla strada che avete già fatto. Come ha detto, è tornata dalla Liguria, credo in particolare da Santa Margherita Ligure, dove ha partecipato all'Assemblea dei Giovani Industriali, e che hanno aperto al governo Renzi, anche se è una fiducia, mi pare di aver capito, a tempo. Come giudica il confronto che avete avuto oggi? Sì, ero all'Assemblea dei Giovani Imprenditori. C'è stata una apertura di credito nei confronti del nostro governo, ma che è un'apertura di credito che ci hanno fatto i cittadini italiani, perché quando il Partito Democratico ha raggiunto quasi il 41%, portando a un risultato storico, vuol dire che i cittadini italiani sostengono questo governo e sostengono il progetto del Partito Democratico, oltre ovviamente ai nostri candidati alle amministrative. È un'iniezione di fiducia anche per noi. Vuol dire che quello che stiamo facendo qui è apprezzato e credo che ci venga chiesto di fare lo stesso in Europa. È un voto di fiducia che non viene al buio, ma che si basa sui risultati che abbiamo raggiunto in questi primi 3 mesi di governo. E lo stesso gli imprenditori apprezzano la strada delle riforme che questo governo ha iniziato, a cominciare dalla riduzione delle tasse, perché è ovvio che per chi fa impresa la prima richiesta è quello di alleggerire le tasse, non soltanto per chi fa impresa ovviamente, però in particolare per chi lavora nel mondo dell'impresa e cerca anche di creare dei nuovi posti di lavoro, o almeno mantenere quelli che già ci sono. Alleggerire la pressione fiscale è il primo punto, aver ridotto l'IRAP al 10%, aver ridotto la tassazione sul lavoro con la restituzione degli 80 euro sicuramente è un primo passo. Ovviamente sono previsti provvedimenti già annunciati a breve anche per la riduzione del costo per l'energia per le piccole e medie imprese, ma soprattutto quello che ci viene chiesto dalle imprese, non soltanto, è semplificare il Paese, cominciando dalla pubblica amministrazione, e la prossima settimana ci sarà il provvedimento per semplificare e trasformare la pubblica amministrazione e semplificare in generale il nostro Stato, che è quello che stiamo facendo anche con le riforme costituzionali che stiamo portando avanti in Parlamento. Purtroppo credo che non soltanto gli imprenditori, ma le famiglie, i cittadini, sono stanchi di aspettare, hanno bisogno di risposte concrete e in tempi rapidi, e questo credo sia il punto di forza del nostro governo, dare date verificabili e rispettarle, lavorare seriamente e soprattutto in modo rapido, perché anche nei tempi c'è una sostanza.
25 maggio il Partito Democratico ha ottenuto un ottimo risultato alle europee. Le chiedo innanzitutto se questo risultato era previsto, ve lo aspettavate o meno, a meno di proporzioni così grandi, e secondo se questo, riallacciandomi al discorso di riforme sulle riforme che stava facendo, se vi autorizza, se riesce a garantire un'accelerazione nel percorso di riforme, in particolare sul tema fisco e giustizia. No, penso che nemmeno un mago si immaginasse il 41%, credo che sia stata una bellissima sorpresa per tutti, perché noi eravamo convinti di avere un buon risultato, eravamo convinti di poter vincere, di poter essere il primo partito, ma non di raggiungere quasi il 41%. Anch'io che ero ottimista e avevo grossa fiducia nelle possibilità del Partito Democratico di una bella affermazione, 41% non lo sognavo, non lo immaginavo. Però questo voto ci carica anche di una responsabilità forte, perché sappiamo che appunto è una fiducia che non è per sempre, che è una fiducia che però ci chiede dei risultati, e quindi siamo al lavoro perché questo orgoglio del risultato diventi poi il coraggio necessario che serve per portare avanti il percorso delle riforme e di cambiamento del Paese, perché è quello che ci viene chiesto, cambiare profondamente il Paese, rinnovarci non soltanto nelle persone, nei volti, lo facciamo anche nelle nostre città con i nostri candidati sindaci, Gianluca qui e altri candidati in Italia. Il Partito Democratico ha scelto di investire o comunque di sostenere anche persone che magari non sono del partito, che vengono dalla società civile, come appunto Gianluca, ma che incarnano un progetto importante di cambiamento per la città, ma lo dobbiamo fare anche con la consapevolezza che abbiamo appunto un bonus limitato nel tempo, dobbiamo portare dei risultati. Lo stesso avviene per i sindaci, Gianluca si presenta con un programma e sa però che deve dare delle risposte in tempi concreti ai cittadini, perché poi io mi auguro diventi nuovo sindaco, sanno dove andare a cercarlo. Il 41% ci carica di responsabilità, ci dà forse un po' più di forza, perché vuol dire che i cittadini, che il nostro paese crede in questo progetto di riforma, e quindi non possiamo deluderli, dobbiamo andare avanti. Dopodiché sappiamo che qualche resistenza c'è quando si presenta un cambiamento così radicale, ovviamente non è facile poi portarlo fino in fondo, ma non ci scoraggiamo assolutamente, anzi. Sì, aggiungo anch'io una cosa, anche a me sembra che la questione dei tempi sia una questione chiave. In questa campagna elettorale abbiamo parlato con molti imprenditori o molti commercianti o persone che hanno nel loro lavoro il rapporto, il confronto con i tempi come una delle questioni chiave del lavoro che stanno facendo. Allora, il fatto, una delle questioni decisive della riforma anche del nostro comune, ma come di tutti i comuni, è proprio la questione del riuscire a dire quando si fanno le cose e quante cose si fanno in quanto tempo. È davvero complesso probabilmente, perché forse è un cambiamento anche di mentalità, è una rivoluzione per certi versi forte che la pubblica amministrazione deve fare, ma riuscire a dire a noi cittadini, da parte di chi amministra, a tutti i cittadini, che verranno effettuati questi interventi in questo lasso di tempo, significa anche avere la possibilità di un controllo. E significa anche avere la possibilità di definire dei parametri secondo cui giudicare l'efficienza della macchina amministrativa, perché è chiaro che se in quei tempi la macchina amministrativa non riesce a portare a termine ciò che si era promessa di fare, beh, allora questo diventa un giudizio, ma non è soltanto il giudizio elettorale, diventa un giudizio che la macchina può dare su se stessa e cambiare e migliorare e capire quale efficientamento è possibile fare. Allora la questione dei tempi è davvero una questione chiave. La seconda questione è a me sembra che lo sviluppo dagli anni 90 in poi delle riforme amministrative vadano in una direzione che anche noi dovremmo intraprendere, che è quella delle
la posso dire così, imparare anche come macchina a lavorare insieme. Le città hanno dei problemi molto complessi, ma ognuno di questi problemi in realtà non può essere affrontato soltanto da un punto di vista. Se io parlo del tema dell'immigrazione, il tema dell'immigrazione non è solo un tema sociale, è un tema sociale, ma è anche un tema culturale, ma è anche un tema di lavoro. Se io parlo della questione dell'inceneritore, non è soltanto una questione ambientale, è anche una questione di sviluppo economico, è anche una questione, se volete, urbanistica. Allora, molti problemi che abbiamo di fronte, che sono problemi complessi e per cui nessuno ha la bacchetta magica e non servono degli slogan per risolverli, per affrontarli, molti problemi richiedono un approccio, scusate, mi hanno detto di usare con cautela alcune parole, ma noi ci capiamo, di un approccio interdisciplinare, cioè un approccio per cui più discipline, cioè da una parte l'urbanistica, dall'altra parte il sociale, dall'altra parte la parte culturale, più discipline affrontano lo stesso problema, cioè più ambiti affrontano lo stesso problema, e questa riforma è contemporaneamente una riforma della macchina, dell'organizzazione della macchina, ma sicuramente è innanzitutto anche una riforma dell'assetto per noi, parlo per noi, degli assessori. Quando si diceva che stiamo rivedendo le deleghe degli assessori, le stiamo rivedendo proprio in questa logica, cioè in modo tale che gli assessori debbano necessariamente lavorare insieme, perché alcuni problemi non possono che essere affrontati se non lavorando insieme a partire da punti di vista differenti. Questo non è facile. Però questa è l'unica prospettiva che abbiamo davanti. La questione dei tempi e l'imparare a lavorare insieme diventano due grandi prospettive che anche per il nostro comune noi cercheremo di realizzare nei prossimi anni. Ecco, Ministro, parlando di riforme, ha accennato alle questioni delle resistenze, non so bene a chi si riferisse, però le chiedo questo, l'exploale alle europee vi induce la tentazione di fare le riforme, penso in particolare alla nuova legge elettorale, da soli? E fino a quando aspettate Forza Italia? No, io credo che valga quello che dicevamo prima delle elezioni, non si cambia opinione perché adesso abbiamo avuto un passaggio elettorale fortunato e appunto che sicuramente ci fa piacere, ma che non deve poi incidere sul nostro lavoro quotidiano. Le riforme costituzionali e la riforma della legge elettorale, che rappresenta le regole per tutti, è importante che siano condivise in modo ampio. Resta un valore il fatto che non siano portate avanti solo dalla maggioranza di governo o solo dal Partito Democratico, ma che siano condivise anche con Forza Italia, che è la principale forza di opposizione che ha deciso di aderire a questo progetto, perché il Partito Democratico ha aperto la proposta delle riforme a tutti i partiti che sono presenti in Parlamento, compreso il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti, soltanto che Forza Italia è stato l'unico partito ad aderire, a condividere il progetto e gli obiettivi di questa riforma, oltre a quelli che sostengono la maggioranza. Noi andiamo avanti, sono fiduciosa, sono convinta che si possa continuare un percorso insieme anche a Forza Italia. Dopodiché, se dovesse esserci una rottura perché non riusciamo a trovare l'accordo su alcuni punti che restano in sospeso, il processo delle riforme non si può bloccare, non si deve arrestare, e la maggioranza ha comunque i numeri per andare avanti anche senza Forza Italia. Ma qui si mette alla prova l'impegno di Forza Italia. In passato, purtroppo, sappiamo che all'ultimo minuto Forza Italia si è sfilata dai propri impegni, ha cambiato idea. Speriamo che questa volta non succeda nuovamente, ma sono fiduciosa. Ottimista o pessimista su questo? Io sono fiduciosa sulla base anche degli incontri che abbiamo avuto anche in questi giorni con i rappresentanti delle altre forze politiche. Sono fiduciosa anche sui tempi di questa riforma. E poi diciamo che è un atteggiamento, come si dice, preferisco essere ottimista e avere torto che essere pessimista e avere ragione. Io continuo a essere ottimista sempre come atteggiamento e dobbiamo lavorare nella convinzione che i risultati si possano raggiungere. Io so perfettamente che è un percorso di riforma complicato, se non è stato fatto nei precedenti 30 anni un motivo ci sarà, nessuno si illude che sia semplice.
Però non è che il fatto che finora non si sia realizzato sia la risposta, ci porti a dire vabbè, allora dobbiamo arrenderci all'evidenza che siamo un paese che non può cambiare, che non può riformarsi, che non può rinnovarsi perché non ci è riuscito finora. Noi siamo convinti che invece con ancora più determinazione possiamo cambiarlo, perché non c'è un impossibile per sempre. Si possono cambiare le cose e lo dobbiamo fare ed è quello che ci viene chiesto, il nostro mandato, e lo faremo nelle riforme costituzionali, ma non soltanto. Stiamo lavorando alla delega fiscale per presentare a breve, entro giugno, anche un pacchetto di semplificazione per quanto riguarda il fisco. Il ministro Orlando sta lavorando alla riforma della giustizia per presentare le nostre proposte anche in tema di giustizia e soprattutto di giustizia civile, perché uno degli altri elementi che ha rallentato il nostro paese, la creazione di lavoro nel nostro paese, di investimenti, sono anche i tempi della giustizia civile, troppo lunghi, le cause durano troppo a lungo e lo sanno bene i cittadini e lo sanno bene però anche le imprese. E se è difficile per un'impresa italiana, immaginatevi voi per un investitore straniero che viene nel nostro paese accettare l'idea che se c'è un problema su un contratto, che se deve riscuotere un credito, ci mette magari 10 anni per finire un processo, quando nel proprio paese ne bastano 2. È ovvio che è difficile essere attrattivi per gli investimenti degli altri paesi, quindi anche su questo dobbiamo lavorare. Farei una domanda sul credito d'imposta, il bonus degli 80 euro. Ieri c'è stato l'ok del Senato, siamo in attesa naturalmente dell'ok anche della Camera. Chiedo, è stato accantonato definitivamente la possibilità dell'allargamento della platea dei beneficiari per, immagino, assenza di copertura, oppure il governo in questo senso nelle prossime settimane si muoverà ancora in questa direzione? No, purtroppo siccome non siamo quelli degli annunci, ma siamo persone serie che promettono soltanto quello che possono mantenere, è inutile dare illusioni in questo momento. Dobbiamo essere seri e dire che noi ci eravamo presi l'impegno, ancora prima di andare al governo, di fare una misura che andasse a incidere sul cuneo fiscale, che andasse a incidere sulle tasse sul lavoro e che fosse una misura di equità, restituire 80 euro in busta paga puliti, perché su quelli non si pagano le tasse, a chi guadagna meno di 1500 euro al mese, che sono 1000 euro all'anno, quindi non è una cifra trascurabile. Purtroppo in questa fase non ci sono le coperture per estenderla ad altre categorie, è ovvio che se fosse possibile chi è che sarebbe contrario a estenderlo alle famiglie numerose o ai pensionati o altre categorie. Speriamo, come ha già detto il Presidente del Consiglio, di poterlo estendere il prossimo anno anche ai pensionati, ovviamente con una misura diversa, perché questa incide appunto sulla tassazione sul lavoro, per i pensionati andranno trovate delle misure diverse, ma cercando di aumentare il loro potere di acquisto e restituire anche a loro qualche soldino in più, che sicuramente a fine mese fa comodo. Oggi, proprio oggi, mi è arrivato l'ennesimo messaggino di un ragazzo che è di Paternò, che lavora in un call center, e mi ha mandato un messaggino dicendomi: io non sono Piero Pelù, non sono Berlusconi, oggi mi è arrivato in busta paga questi 80 euro in più, ti devo dire che io sono proprio contento, e credo che non sia il solo. Ministro, oggi i giornalisti Rai hanno sospeso lo sciopero, lo stato d'agitazione. Vi mancano ancora i sindacati? Poi avete convinto tutti, avete sfondato su tutto. Sì, questo comincia ad essere preoccupante, in effetti, forse anche troppo, cominciamo a preoccuparci. No, io credo che sia stata una scelta saggia quella di sospendere lo sciopero. È un momento di crisi economica, di difficoltà per tutti, lo sappiamo bene. E abbiamo chiesto alla RAI, come lo abbiamo chiesto prima di tutto ai ministeri, quindi prima di tutto all'apparato statale, come lo chiediamo purtroppo ai comuni, alle regioni, di fare dei tagli, in qualche modo di efficientare le risorse, perché purtroppo è un momento di difficoltà, allo stesso modo abbiamo chiesto anche alla RAI di fare dei tagli. Dei tagli che non sono drammatici per la RAI, che si possono fare senza dover licenziare nessuno, quindi non sono a rischio i posti di lavoro, si tratta semplicemente di spendere meglio quei soldi, perché io credo
che sia giusto fare qualche sacrificio tutti, e non capisco perché la RAI dovrebbe essere esentata rispetto agli altri, anche perché non credo che alla RAI non ci siano margini di miglioramento per fare magari qualche economia in più, credo che ce la possano fare tranquillamente a ridurre qualche spreco senza dover mandare a casa nessuno. Sì, volevo fare non una domanda, però una richiesta, nel senso che penso che l'impegno di ogni amministratore, noi ci candidiamo ad esserlo, ma di ogni amministratore d'Italia sia sicuramente quello di provare a quell'efficientamento della macchina comunale che corrisponde anche a una riduzione dei costi, come dicevi tu adesso. Però penso anche che la quantità di tagli agli enti locali nel corso degli ultimi anni sia stata davvero notevole. Ecco, forse questa attenzione molto forte da parte del governo centrale a non incidere eccessivamente nei trasferimenti, soprattutto sulla parte sociale, penso che sia una richiesta che venga da tutte le città e sicuramente viene anche dalla nostra. C'è una seconda richiesta che vorrei farti e fare quindi al governo, che è la grande questione del patto di stabilità. Ora, è vero che il successo del Partito Democratico in Europa pone il Partito Democratico sicuramente una posizione importante e significativa in uno dei gruppi più importanti del Parlamento europeo. E sicuramente ogni territorio deve unirsi agli altri territori, ma insieme anche al governo centrale, per essere con una sola voce in Europa a richiedere che da una parte il rigore sia, per carità, rispettato, sia è utile, ma dall'altra parte il rigore però non uccida. E quindi la richiesta di un lavoro intenso in Europa relativamente alla cessazione di un patto di stabilità eccessivo e sbagliato è sicuramente una richiesta che viene da parte di tutti noi. Ecco. Assolutamente Gianluca, non viene soltanto da te, da Cremona, ma insomma da tutti i comuni italiani, molti dei quali comunque ho visitato anche in questo periodo di campagna elettorale. Ovviamente abbiamo girato tanto in Italia, quindi ho ascoltato tanto i tuoi futuri colleghi, no? Che facevano lo stesso tipo di richiesta. Ovviamente c'è da parte del governo un'attenzione diversa nei confronti dei comuni, anche perché abbiamo un Presidente del Consiglio che è stato sindaco per 5 anni, quindi conosce bene quali sono i problemi dei comuni, dei tagli che hanno subito in questi anni, soprattutto per il sociale. C'è innanzitutto un impegno a fare i tagli in modo più intelligente, abbiamo detto no ai tagli lineari intanto, ma a cercare di capire dove effettivamente si può ridurre. E poi delle misure che questo governo ha adottato nei primi mesi sono un modo anche per stare più vicino ai comuni, perché mettere a disposizione 3,5 miliardi, che poi sono saliti per l'edilizia scolastica, significa dare una mano anche ai sindaci a mettere a posto le proprie scuole. Destinare dei fondi per prevenire il dissesto idrogeologico significa aiutare i sindaci a tutelare il proprio territorio. Ovviamente si può fare di più, si può fare di meglio, c'è un impegno assolutamente da parte del governo, e hai ragione tu che però è in Europa che dobbiamo andare a trattare e a rivedere certi vincoli, e come ha detto il Presidente del Consiglio anche ieri, non possiamo pensare che la politica europea, che poi è la politica dell'Italia e quindi dei nostri comuni, sia solo di austerità, sia solo di rigore. Dobbiamo rivedere il patto di stabilità, soprattutto chiedere che le spese, gli investimenti in scuola, ricerca e infrastrutture siano esclusi dal patto di stabilità. Questo è l'impegno del Partito Democratico, e forti anche dei nostri numeri in Europa, grazie al sostegno che abbiamo avuto qua da parte dei cittadini, spero ci consentano di farlo con un'altra forza rispetto a prima. Purtroppo non c'è più tempo per altre domande, perché mi dicono che il ministro purtroppo se ne deve andare, quindi insomma salutiamo il ministro e mi dispiace se abbiamo altri impegni di campagna elettorale. Ovviamente mi fa piacere andare a fare il tifo per qualche altro candidato a Bergamo, insomma ci spostiamo un po', però mi faceva piacere fare il mio in bocca al lupo personale ovviamente a Gianluca, quindi io mi auguro davvero che domenica si possa festeggiare finalmente, e quindi davvero in bocca al lupo a te e a Cremona per domenica prossima.